E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo quinto episodio del World Cruise di Anthem. Nello scorso episodio abbiamo cercato Aluk e Faye per darci una mano a ritornare nel cuore della Furia. Questi hanno accettato, ma comunque solamente per un lavoro perché c'è ancora del risentimento per i fatti accaduti 2 anni fa e adesso dobbiamo andare a fare rapporto a Tassin. Quindi andiamoci subito. Specialista? Spero che la tua riunione con Aluk e Faye sia stata produttiva. Ci sono alcuni soldati del dominio in meno a cui pensare. Il che è sempre positivo. Allora, qual è la prossima mossa? La tomba del generale Tarsis. Credono che il suo strale sia ancora lì. Suppongo che la visita non sia solo per interesse storico. Faye sostiene che quello strale può farci entrare nel cuore della Furia. Allora sono lieta di aver contribuito a riunire dei vecchi amici. Beh, stiamo ancora ricucendo i rapporti. Fate in fretta. Nel frattempo, i Corvus hanno altri lavori che potrebbero interessarti. Mi conosce. Non dico mai di no a un lavoro. Non sto parlando di contratti ordinari. Richiedono doti particolari. Non c'è problema. Allora parla al mio agente, Sev, per avere tutti i dettagli. Si trova al bar. Oppure affrontali alla cieca, se preferisci. Mi pare di capire che sia lo stile degli specialisti. Ad ogni modo, continua così. Ok, abbiamo sbloccato le roccaforti, che sarebbero gli assalti che avevamo visto anche nella beta. Potresti passare da me quando hai un momento? Esattamente. C'è stato un contrattempo. Per quanto riguarda questo discorso dei Corvus, sono essenzialmente missioni secondarie, quindi adesso andiamo a parlare con Faye presso l'enclave. Grazie per essere venuto. Hai detto che c'è stato un contrattempo. Cos'è successo? Ho dato un'occhiata alle informazioni che ci ha fornito Sim. Cattive notizie. Ci aveva promesso una posizione. Ce ne ha date 5. Va bene, è una situazione inattesa. I dati di Sim provengono dal frammento di uno scritto su Liatrell, l'incrollabile legionaria. Era il braccio destro del generale e, secondo la leggenda, colei che la seppellì. Il testo menziona dei custodi e 4 tombe da visitare per trovare lo strale dell'Aurora. I dati sono a malapena leggibili. Cercherò di scoprire di più mentre tu e Owen cercate queste tombe. Va bene. Mandami le coordinate, andrò a dare un'occhiata. Ok, ottimo, quindi andiamo a visitare queste 4 tombe per trovare la tomba dell'Aurora. Cosa abbiamo sbloccato qua? Sono stati aggiunti nuovi indicatori. Fai indicato sulla tua mappa la posizione delle tombe dei legionari. Può darsi che esplorandole sia possibile far luce sul segreto che avvolge, non mi ricordo cosa perché è cancellato. Nuove sfide sbloccate, va bene, quindi queste sono tutte cose. La sfida di un legionario per accedere alla tomba corrispondente. Si trovano nel Cortex sotto sfide spedizioni di gioco libero. Andiamo un po' a vedere. Ok, quindi penso che adesso dovremmo completare queste sfide, ragazzi, che vi completo off camera perché sarà un farming bello lungo, penso. Ok, allora, nel frattempo mi sono accorto che la sfida della tomba di Caris era già completata, quindi deve essere molto semplice. In realtà non l'ho nemmeno letta, quindi nel dubbio andiamo ad aprire la tomba di Caris. La prova del legionario Carif è Carif. terminata. Il tuo valore è stato ritenuto degno. Entra, aspirante, e rendi onore a uno dei custodi. Ottimo, siamo nella tomba di Carif, uno dei 4 legionari principali della Legione dell'Aurora, e qui abbiamo, penso, Carif stesso, che era un guardiano, mi sembra. Ora cosa faccio? Le informazioni di Fei dicono di salutare il custode, perciò fatti avanti. Bene, una in meno. Ne mancano altre 3. L'abbiamo trovato sul campo di battaglia circondato da cerchi di Urgot caduti, come le increspature di uno specchio d'acqua dopo che vi è stata lanciata una pietra. Quindi niente, semplicemente bisognava entrare e salutare, che triste. Ottimo, quindi un'altra pausa, mi vado a fare le altre sfide e ci vediamo poi nelle altre tombe. Ok, anche la sfida di Ganis l'abbiamo completata, quindi entriamo subito nella sua tomba. La prova del legionario Ganis è terminata. Hai superato l'esame. Entra, aspirante, e rendi onore a uno dei custodi. Ok, andiamo a salutare anche Ganis. E abbiamo portato i nostri saluti anche al secondo custode. Siamo a metà strada. Raccogliete i pezzi della sua spada in frantumi, poiché ne avrà bisogno nel luogo dove è diretto. Collocatelo con il resto della guardia d'onore e incidete queste parole sulla sua lapide. Qui giace il legionario Ganis, maestro delle lame dell'Aurora. Qui riposa colui che ha sfidato la morte fissandola negli occhi e l'ha sfregiata con le sue mani. Archivio di Eliatrel, frammento di testo. Quindi siamo a metà, mi mancano una sfida di Yavenia e la sfida di Artinia, se non sbaglio si chiamano così. Ok, terza tomba di Artinia, andiamo un po' a vedere. Hai superato la prova della legionaria Artinia, aspirante.
Entra e rendi onore a uno dei custodi. Ok, andiamo a salutare anche Artinia. Questa era la terza tomba. Ne manca una. Devo ammetterlo, l'attendibilità delle informazioni della principessa Sim è sorprendente. Se un giorno il sole e le stelle dovessero smettere di illuminare il giorno e la notte, saprò che sarà stata Artinia a privare i cieli del loro bagliore. Ok, ci manca solamente l'ultima tomba, la tomba di Ivenia, solamente che devo trovare un po' di roba, quindi ci vediamo direttamente là. Ok, completata anche l'ultima sfida, andiamo nella tomba di Ivenia. Aspirante, hai superato la prova della legionaria Ivenia. Entra e rendi onore a uno dei custodi. Ok, tomba di Ivenia è decisamente più bella delle altre, molto più decorata, e andiamo a fare l'ultimo saluto. Ottimo lavoro, torna a Fort Arsis e penseremo alla prossima mossa. Adesso le cose si fanno interessanti. Ok, qui giace la legionaria Ivenia, artista della Forge dell'Aurora, che rimase con Tarsis e per sempre rimarrà nella sua guardia d'onore. Andiamo quindi a Fort Arsis a parlare con Faye e vediamo se riusciamo finalmente a trovare questa tomba di Tarsis. Ok, parliamo quindi con Faye. Ho fatto visita a tutti i custodi, adesso che succede? Ho dato un'occhiata ai frammenti degli scritti della legionaria Liatrell che ci ha fornito Sim. La maggior parte è illeggibile e quel che resta sembra una specie di codice, tipico della legione dell'Aurora. Se ci ho visto bene, l'ultimo sito dovrebbe essere quello giusto. Ti fornirò supporto questa volta. Possiamo iniziare quando vuoi. Ottimo, quindi andiamo subitamente alla tomba di Tarsis, quella vera stavolta. E cerchiamo di prendere lo strale del generale Tarsis. Raga, sarebbe veramente figo se riuscissimo magari a pilotarlo. Non penso che ce lo faranno fare, magari ci daranno forse un qualcosa di estetico o un equipaggiamento particolare. Però lo strale ovviamente rimarrà il nostro, penso. Ti invio le coordinate. Mettiamoci al lavoro. Vuoi unirti a noi? No, sai cosa si dice dei codificatori? Uno è poco, due sono troppi. Non è proprio così che ricordavo il proverbio. Ok, suppongo che andrò all'amplificatore allora. Vogliamo dare una mossa? Dove dobbiamo andare? Alla tomba del generale Tarsis. Aspetta, qui il generale Tarsis? Sì, secondo Sim. La speranza è di trovare anche il suo strale, lo strale dell'Aurora. Conosci la storia del generale Tarsis e della montagna? Quella in cui combatte contro un mostro di una tempesta e ruba la voce per forgiare una spada. Una favola per i bambini. Sì, ma il cuore della furia può essere considerato un mostro. Non hai tutti i torti. Vedete ragazzi, quello che vi dicevo del fatto che Owen sembra quasi offeso dal fatto che, diciamo, si senta un po' rimpiazzato da Aluk e Faye, soprattutto da Faye, ma essenzialmente non è così, perché comunque, cioè, perlomeno non penso sia così. Comunque Aluk e Faye erano i nostri vecchi compagni, diciamo che il rapporto che abbiamo instaurato adesso è più utilitario che altro. Detto questo, andiamo, che figata. Andiamo alla tomba del generale Tarsis. Fantastico. Aluk si sta arrampicando sul mio amplificatore per dare un'occhiata. Sarà davvero la tomba del generale? Lo sapremo presto. Ottimo, siamo entrati in una tomba, che figata. Scorpidi. Deve esserci un nido. Avrà vita breve. Tanto qui c'è una runa, ragazzi, è la penultima che mi manca. Queste rune, ragazzi, ce l'hanno introdotte nella missione secondaria degli arcanisti. E essenzialmente ci sono 10 rune sparse in tutto il mondo. Manca l'ultima, adesso ne ho trovate 9. Non so se ci siano più di 10 o se al momento ce ne chiedono solo 10. Comunque, che figata, dobbiamo assolutamente conoscere questa storia del generale Tarsis, che, come ha detto Faye, uccise un mostro della tempesta e gli rubò la voce per forgiarsi una spada. Intanto i riferimenti alle lame e a tutto sono molto comuni, nel senso che a quanto pare all'inizio... Che fine ha fatto quello? Stai fermo! All'inizio dicevo i specialisti probabilmente combattevano con le spade, non con le armi. Cioè non con le armi da fuoco. Ok, cerchiamo finalmente questo strale. Niente, scherzavano, non cerchiamo lo strale, cerchiamo il meccanismo d'apertura. Ecco il meccanismo d'apertura, vedi se riesce a fare qualcosa. Ok, questo è un enigma, come quelli che ci hanno fatto vedere all'inizio. E...
Non so bene. Ah, c'è scritto là, ok, come si fa? Aspetta, guarda la parete. Vedi quei simboli? Sembrano quelli del meccanismo. Quanto sono forte, ragazzi. Sono un mostro. Uncharted ormai mi ha insegnato ad aprire tutti i meccanismi del mondo. Certo, comunque posso capire che gli altri fossero solo dei legionari e che questo sia il generale Tarsis, super cazzutissimo. Però minchia, cioè, la tomba degli altri era un buco, questo ci stanno 80.000 sale. Però c'è un'altra porta chiusa, un altro enigma. E infatti sì, altri tre enigmi addirittura. Mi piacciono, ragazzi, gli enigmi. Qui c'è un sole e... proviamo così. Ok, di qua c'è il coso. Questo l'abbiamo fatto. La porta si sta aprendo. Ottimo. Fei, lo strale non si vede, ma abbiamo ritrovato il generale Tarsis. C'è il suo sigillo sulla tomba. Lanciere fino alla fine. Se è davvero la sua tomba, sai cosa significa? Potrebbe aprire la fortezza dell'Aurora. Fei, c'è un imprevisto. È la proiezione di un codificatore molto potente. Salve, specialista. Lieto di vederti. Che cosa vuoi? Ciò che vuoi tu. Voglio il suo strale, quello che ha domato il cuore della furia. Perché? Ti piace la storia? Qualcuno dovrà ereditare ciò che ha lasciato. Io posso portare avanti il suo retaggio. Fallo parlare. Nel frattempo, provo a introdurmi nel sistema di comunicazione del Dominio. Cos'è? Ti credi il nuovo generale Tarsis? Voi del Dominio avete sempre avuto manie di grandezza. Non dobbiamo per forza essere nemici. Credi davvero che mi importi qualcosa del cenotafio o del cuore della furia? Io anelo all'inno della creazione. Immagina quello che potremmo fare. Potremmo decidere cosa è meglio per il mondo. Il potere della creazione nelle nostre mani è più importante del generale Tarsis. Quello che conta per me sono gli abitanti di Bastion. Se li reputi così preziosi, tieniteli pure. A me basta lo strale dell'Aurora. Un vecchio strale arrugginito in cambio di tutte quelle vite. Un'offerta generosa, no? Vuole rintracciare la tua posizione. Rilevo soldati del Dominio in zona. No, non c'è nessuno strale. Ora sparisci. Ok, abbiamo trovato quindi il sigillo del generale Tarsis, che sarebbe, se non sbaglio, quella specie di triangolino che sta sulle mani dei nostri specialisti, che abbiamo visto, che vediamo anche nella sequenza iniziale appena entriamo. Penso sia tipo una chiave per guidare gli strali, che a quanto pare ci potrebbe aiutare ad aprire la fortezza dell'Aurora, che penso fosse la base della legione dell'Aurora. Poi certo, lo scrutatore doveva sempre rompere, perché comunque il suo obiettivo è controllare l'inno della creazione. Questo ormai lo sapevamo, l'avevamo capito. Però si fa vedere molto questo aspetto strategico, nel senso che non è stupido. Riesce sempre a metterci in trappola e a farci stare nel punto in cui vuole che stiamo. Ok, va bene, io direi che questa la possiamo rushare tutta, raggiungiamo il vettore e concludiamo la missione. Ecco, chi è sta roba? Aiuto. Ecco, come vi dicevo, questo scrutatore sembra un ottimo stratega. Considerate comunque, come ci ha detto già Owen, mi sembra, lo scrutatore è sia specialista che codificatore, quindi riesce a fare tutto il lavoro da solo praticamente. Pensare che preferirei imbattermi in un Ursix.
Ok, ottimo, un'altra spedizione finita. Non pensavo che ce l'avresti fatta. Porta quei supporti nella cabina e blocca il pannello di controllo. L'amplificatore a posto. Gli interruttori? Controllati prima di salire. Oh, allora qualcosa lo sai fare. Oltre che metterci lo scrutatore alle calcagna. Cosa? Sei serio? Questa è buona perché... La cabina è a posto. Questo lavoro è già difficile senza doverci guardare le spalle tutto il tempo. Non è colpa mia. Lo scrutatore dava la caccia a voi. E senza di noi non avreste trovato il sigillo. Ammettetelo. Vi servivo. E vi servo ancora. Tu servirci? No, non mi servi. Basta, abbiamo faccende più importanti a cui pensare. Lo scrutatore sta cercando l'inno. Fei. La gente crede che il dominio voglia il potere del cenotafio, ma il cenotafio non è nulla. L'inno della creazione, invece, è tutto. Controllarlo è tutto. Ok, ma che cosa se ne fa? Col potere della vita e della morte, della creazione e della distruzione? Sarebbe un dio. Fei, anche se l'inno fosse così potente, non credo abbia un manuale di istruzioni. Nessuno controlla l'inno, non i creatori e nemmeno il dominio. Dovete ascoltarmi! Lui l'ha sentito! So che è così, si capisce dalla voce. Lo sento. Non si fermerà. Non si fermerà mai se non capirà. Io so che è così. Ok, sapete cosa? Siamo tutti d'accordo su un punto. Là fuori sta diventando pericoloso, giusto? E siccome a Fei non sembra servire aiuto con la codificazione, io potrei guardarvi le spalle sul campo. Oh. Guarda questo vecchio strale! Perché non potrei pilotarlo io? No, no! Quello è mio. Fatto su misura. Non cammineresti nemmeno. Beh, ma potrei... No! Non sai come può ridurti il cuore della furia. Starò bene. Ah, sì? Hai mai affrontato qualcosa là fuori? Dei metamorfici? Una chimera? Io imparerò strada facendo. Oh, ricordi la principessa Zim? Stavi per lasciarci la pelle. Voglio almeno provare. Tu sei un codificatore. I codificatori vicino alla tempesta vanno fuori di testa. Se ti mettiamo in uno strale per raggiungere il cenotafio, allora moriremo tutti. Questo non è il momento. Ok. Capito. Ah, maledizione. Dagli tempo. Capirà da solo cosa può e cosa non può fare. Me lo auguro. Ascolta. Avevi ragione. A proposito di cosa? A essere onesto, non mi sento pronto ad affrontare i lancieri del dominio da solo. Beh, dubito che qualcuno si senta pronto a farlo. Abbiamo bisogno di te. Benvenuto a bordo. Alok, io... Grazie. Metto in moto il vettore. Vieni quando sei pronto. Quindi, fortezza dell'Aurora? Sei sempre un passo avanti, aggiornami. Col sigillo del generale Tarsis posso sbloccare la porta. Tutto quello che sapeva sul cenotafio deve essere lì dentro, insieme al suo strale. Sarà quella vecchia armatura a portarci nel cuore della furia. È l'unica chance. Che vuoi che faccia? Devo ancora starmene buono in un angolo. Tu pensa allo scrutatore. E se arrivasse? Nessuno può entrare nella fortezza tranne noi. Qualsiasi cosa succeda, saremo pronti. In bocca al lupo. Owen, ehi. Ok, quindi ci siamo riappacificati con Alok e Owen, ragazzi, è sempre più offeso, sempre più messo da parte. Questa cosa, secondo me, vi ripeto, porterà qualcosa di abbastanza brutto all'interno della storia. Secondo me le cose sono due: o tentando di aiutarci prenderà lo strale e si farà male parecchio, oppure si offenderà talmente tanto da unirsi al dominio e combatterci in battaglia e farsi male comunque. Alla fine il risultato sarà che Owen non farà una bella fine.
O perlomeno questo è quello che penso io. Scriveteci ragazzi qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questa faccenda. E io come al solito direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo di tutti quelli che conoscete, che non conoscete, che c'è la tralissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione. E anche da bellissimo, nuovissimo, fantasissimo sito. E detto questo ci vediamo alla prossima. Ciao.